Ciao, buongiorno a tutti. Innanzitutto saluto tutti i partecipanti al progetto Mosoto e faccio questo video appunto perché seguo questo progetto, ma anche per la pagina progetta, cioè dell'ufficio, del mio ufficio tecnico, perché non ho mai trovato in rete questa cosa qui, che ora vi faccio vedere. Praticamente siamo a Lucca, all'ospedale, nel vecchio ospedale, dove c'è una delle due stazioni solari che la GESAM ha fatto nel, mi sembra, 2012 o qualcosa del genere, e dove potete tranquillamente ricaricare l'auto elettrica gratis. Questa, cioè, un lucchese, io non mi domando com'è possibile che, essendo anch'io lucchese, anche se ormai è 10 anni che non abito più a Lucca, ma insomma ci vengo spesso per lavoro e da quando ormai è un annetto che ho la macchina elettrica ne usufruisco tranquillamente, non si riesce a capire come mai a Lucca tutti non hanno l'auto elettrica dal 2012, perché qui arrivi, se uno vive o lavora su Lucca, nemmeno la carica in casa, perché arriva qui, se l'attacca, si aspetta il tempo che gli serve, tanto magari per lavoro o perché vai a giro. C'è stato Lucca Comics, uno magari veniva da fuori e invece di parcheggiare nel parcheggione veniva da quest'altra parte, un'altra stazione uguale solare, c'è il Salicchi comunque, e si attaccava alla presa, e mentre si guardava Lucca Comics, che ci stava 2, 3, 4 ore, quello che ci doveva stare, veniva via e aveva fatto il piano gratis. È un'iniziativa secondo me molto interessante, che probabilmente non è stata spinta per vari motivi, cioè qui ho letto su internet che era stata finanziata con dei fondi europei, poi probabilmente non è stata volutamente spinta, o forse perché, boh, non troppo. Ora ho letto che appunto Enel, in collaborazione appunto con il comune, mi pare, voglia fare entro il 2020 una serie di stazioni, perché l'Enel ce n'ha una sola, a differenza che nel nostro territorio, dove ce ne sono tantissime dell'Enel, però di vecchio tipo, perché sono nate anche lì con altri finanziamenti europei per altri progetti, come l'EcoRoad, dove ci sono le auto del car sharing di Pisa, Pontedera e Cascina. Da questa parte non ci sono, ma hanno fatto questa cosa qui. Io la trovo comodissima, utilissima e appunto anche secondo me una cosa che, dal punto di vista turistico, dato che tutte le città, per esempio il nord Italia, hanno ovunque possibilità di caricare, perché il turismo elettrico è una realtà ormai evidente, perché in nord Europa il 50% delle autovetture sono o ibride o ibrido plug-in, quindi oppure completamente elettriche, cioè ibrido plug-in volevo dire, o completamente elettriche, quindi hanno comunque bisogno di un'infrastruttura. È una cosa molto interessante. Ora vi faccio vedere un attimo la struttura. Allora, qui abbiamo la stazione, abbiamo una colonnina con due prese 3A, appunto per la Twizy o per altri quadricicli elettrici, o anche la nuova Vespa Piaggio che ha la presa 3A, questa qui, e poi abbiamo la presa 3, tipo 3C, queste sono funzionanti. Di qua invece abbiamo un'altra colonnina con le prese tipo 2, che sono quelle per l'auto classica, diciamo. Ora non so se... Ah no, questa è tipo 3C anche qui, ecco, questa è la tipo 2, che purtroppo però in questo caso dice che è in manutenzione, fuori servizio. E è già da un po', ho letto sui vari commenti, e fuori servizio. Comunque, all'interno della stazione solare abbiamo tutte le prese 3C per le biciclette. Molto interessante, perché uno viene qui, c'è la bicicletta elettrica, il comune gli dà una tessera per accedere alla stanza e la inserisce dentro, carica, e non viene rubata la bicicletta. E sopra chiaramente abbiamo i pannelli fotovoltaici, che Poi, chiaramente... sempre all'interno dello stesso progetto sono state inserite, ve le leggo qui, ce l'ho su un foglio perché appunto tutte non le ho neanche viste e no, ancora sinceramente non le ho provate, ma ci andrò, magari faccio un altro video di prova, di presentazione, insomma, per farvi vedere. Altre stazioncine piccoline, tra l'altro non sono nemmeno segnalate, ne ho viste alcune, proprio sembra un quadro elettrico normale, ma ci sono tutte prese 3A, quindi solo quadricicli e scooter. E che sono alla scuola media Carducci, piazza San Ponziano, mi dice qui, al centro commerciale Esselunga, via Dante Alighieri, al Fermi, all'istituto tecnico Fermi ITIS in via Carlo Piaggia, poi
Poi al parcheggio dell'ospedale San Luca, via Lippi e Francesconi, località San Filippo. Boh. Poi la scuola elementare Antracoli, quella l'ho vista, ci sono andato una volta ma non andava, probabilmente perché è messa lì davanti alla scuola, ci sarebbe anche un buon parcheggio, ma deve essere abbandonata, non dava corrente. E poi niente, poi ci sono queste qui, al parcheggio Scarducci e al parcheggio ex campo, ospedale Campo di Marte, questo qui. Dove ci sono in queste ultime due sia la 3C che la presa tipo 2 normale. Quindi, niente, se secondo me è un'ottima iniziativa che andrebbe sponsorizzata sia per il comune stesso, ma anche perché se vogliamo abolire fortissimamente il motore a scoppio, come dice la famosa pagina Facebook di Aboliamo il motore a scoppio e installiamo energie rinnovabili, è un'iniziativa secondo me lodevole, anche appunto proprio per lo sviluppo turistico, ma soprattutto per la mobilità sostenibile. Niente, vi saluto, condividete questo video e poi sì, magari fatemi sapere nei commenti che cosa vi sembra. Grazie, ciao!